Bene, con Mariella ieri, questa è già la quinta volta che faccio il video, sono 1 ora e 40 minuti che non so cosa abbia toccato la Mariella e io ho la telecamera che si spegne, dice che la memoria intera, invece in realtà la memoria è vuota perché ci ho messo la SIM nuova, cioè tutto scombussolato da quel giorno lì che vi ho fatto vedere praticamente con la Mariella eccetera eccetera, non so che pulsante ho schiacciato il reset, ne ho fatto di tutti i colori ma non c'è più verso di fare andare bene la macchina. Quindi tutte le volte che faccio un filmetto praticamente io devo dedicarci dalle 2 alle 4 alle 5 ore tutte le volte e di conseguenza la macchina dovrò buttarla via perché è inutile che la faccia mettere a posto, insomma. Comunque, ieri siamo andati a fare un giro nel mercatino e abbiamo trovato diversi cofanetti. Il primo disco Audio Fidelity della storia, con gli effetti sonori, Audio Fidelity. Poi ho trovato un disco di Padre Mariano, che questo qua ha molte persone. Questo qui è un disco doppio, un LP doppio. Quei dischi ancora imbacchillite, quelli pesanti, perché padre Mariano, essendo morto negli anni 50-60, dunque i dischi erano fatti molto prima. Difatti, questo qui è una foto che non era molto anziano. Lui, difatti, è nato nel 1906, dunque c'è. Ora, questo qui praticamente l'ho sempre sentito in televisione di qua e di là, ancora negli anni 50, anni 60, però non l'ho mai visto, cioè mai avuto a che fare con un disco. Poi abbiamo trovato Nostra Musica per organo, sempre praticamente organista Francesco Finotti, della Basilica di Monteberico. Un altro di Verona, Mario Del Monaco, Piera Cori. Ecco, e dopo questo qui è un disco che ho detto, cazzo, appena ci metto le mani sopra lo prendo. Gorni Kramer, sarebbe stata l'orchestra della RAI degli anni 60. Beniamino Gigli, ah, che bella copertina con la macchina da presa. E Giacomo Rondinella e altri dischi. Oltretutto ho trovato, la prima volta che mi capita sotto mano, un 25 cm della Deutsche Grammophon. Perché di solito li ho sempre visti 30 cm. Beh, insomma, un bel po' di novità. Capisco che a chi è ultra esaltato della musica rock, eccetera, eccetera, questa roba qua non gli interessa. L'importante è andare a vedere qualche altro personaggio che fa video e mi lasci stare, e lasci stare il sottoscritto. Che io praticamente non perdo tempo con i quattro pagliacci che spendono 4, 5, 6 mila euro o 10 mila euro per comprarsi impianti audio e dopo ascoltano i Pink Floyd, le Zeppelin con la musica elettronica. Che cazzo che c'è? È inutile ascoltare la raffinatezza dell'acuto o la profondità del basso con uno strumento elettronico come una chitarra elettrica che cambia 2050-2500 sonorità. Cominciate ad ascoltare un impianto che costa caro e che è fatto bene con il violino, il violoncello, la tromba, con gli strumenti solisti e soprattutto non elettrificati. Allora sì che è giustificata la spesa di migliaia di euro. Altrimenti, quando spendete 1200 euro per comprarvi un giradischi, un amplificatore e una copia di casse, avete già buttato via i soldi per ascoltare musica tipo Pink Floyd e Led Zeppelin. Ecco, questo qua ve lo dico spassionatamente. Niente, allora, filtro. Questi qui sono quelli che ho preparato. Prima di saldarli, di finirli fuori bene, che serve sempre questo, gli ho fatto tutti i miei collegamentini in maniera da. E la tromba già pronta, già per essere inserita nel suo vano. Adesso andiamo a ascoltarci come ieri, praticamente la stessa musica. Così, ecco, un attimo. All nothing at half a love never appealed to me. If your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing at all. Nothing at all.
If it's love, there ain't no in between. Why begin and cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing at all. Bene, abbiamo ascoltato una tromba che di solito in casa è abbastanza deleterica, una trombetta, insomma, ecco. Mentre qui abbiamo una direttività che non è costante, ma come quelle sfaccettate, di conseguenza si presta molto a uso casalingo. Sono riuscito a togliergli la nasalità, perché le trombe a breve distanza, tipo 2-3 metri, come si ascoltano in casa, hanno sempre una nasalità, sono nasali le trombe, cioè non c'è niente da fare. Quindi ho dovuto portare a 16 ohm il driver, oppure li vendono già i driver a 16 ohm, insomma, io questo qui invece ce li ho da 8 e niente. L'ho portato a 16 e dopo da lì praticamente l'ho corretto e poi successivamente l'ho riportato ancora a 8 ohm. Come si fa? Niente. 8 ohm è la tromba più 8 ohm di resistenza messa in serie diventa 16 ohm per l'amplificatore. Quando ha finito di fare tutta la sua trafila di correzioni, automaticamente la riporto ancora a 8 ohm e la faccio dialogare col woofer e con il sistema audio. Basta, chiuso. Qualcuno si metterà a ridere, per voi è impossibile, non ci sono problemi, ma questo qui lo sapevo già. Per chi fa queste cose, o soprattutto chi è in grado di farle, perché ormai io ho notato che su internet sono tutti manager, professori, dottori, e dopo alla fine tu li metti su un laboratorio, li metti un cacciavite, due forbici, una sbrancata di componenti, di resistenze, li metti, beh, bene, fammelo, toc. Senza consultare i libretti di Rinsley o di Butterworth, cominciate a farmi un filtro, perché praticamente la gente chiacchiera, ma il 90% di quelli che chiacchierano in internet vanno a consultarsi i libretti di Rinsley, di Kimsky, di Butterworth e di altre persone e poi vi fanno il filtro di crossover, sono tutti intelligenti dopo col computer praticamente a farveli. Cominciate insomma a farli invece come facevamo noi una volta, avere i componenti sopra il banco e star là ore per capire come individuare e dopo si facevano giustamente con gli strumenti, si facevano le verifiche ovviamente, no? E io praticamente vado avanti sempre con questo identico sistema e difatti a casa mia si usa così ancora a fare le casse. Cioè non si usa andare su internet a carpire, a vedere i diagrammi, a vedere praticamente le scale di Butterworth di più 3 dB, meno 3 dB o 6 dB o 12 dB o meno 12 o quello che è. Abbiamo sempre noi lavorato sopra il bancone e con la testa appoggiata ai gomiti tante volte perché praticamente ti addormentavi anche sopra. Però le casse dagli anni 70 in poi hanno sempre funzionato bene e quindi ho continuato con questo mio sistema. Ecco qua, prendo le basette, ne compro 200-300 alla volta, grandi, piccole, medie, questo qui è un 10x15, poi c'è il 8x14, poi c'è il 6x11, mi sembra che siano di queste basette. Questa qui invece è quella che uso di più, che è formato cartolina, diciamo, ecco. E al quale posso applicare, togliere, mettere, brigare, eccetera, eccetera. Dopo quando sarà finito, tac, 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 si fanno le saldature, due collegamenti e via il discorso. Bene, ecco fatto. Adesso la fase successiva sarà definitivamente di saldare le circuitazioni del crossover e impiantare tutto quanto all'interno della cassa, tutto qua. Bon. Allora, ieri pioveva come un disgraziato, con la Mariella ci siamo andati a fare 2-3 bei giretti nei mercatini, nella bassa, non bassissima Mantovana, ma proprio nella Mantovana, insomma, tipo Castelgoffredo e altri posti. Che mi sembra che anche oggi c'è la festa del libro, se non vado errando, a Castelgoffredo, la prima domenica del mese. Ed è appunto lì che ho trovato
un po' di tutta questa robina qua e me la sono portata a casa. Ciao a tutti, va. Non si